così come hanno difeso in maniera ottima nel primo tempo. E allora, parità 17-17, 14 primi, 55 secondi al termine. L'attacco di Conversano, si fanno sentire i sostenitori pugliesi, Rotondo. Durante. Ganga, lo priore, ancora Ganga, Barani, Duran, il fallo fischiato ai danni di Rotondo, 9 metri, Ganga, Duran, conclusione. Non ce la fa il Tacchi. Si vede che il Tacchi ha un problema più importante di quello che pensavamo e non ce la fa. Infatti è andato a Napoletano e perdere il Tacchi, che tra l'altro sta facendo una partita eccezionale, è una grave perdita. Più lo Conversano che ora prova a mettere la freccia. Durante la conclusione di Rotondo, più due Conversano. Belotti, Minukova. Nove metri. L'attacco di Salerno, fondamentale a 13 primi e 10 secondi. Bisogna assolutamente recuperare la giusta concentrazione. Conversano ha preso tanto coraggio, tanta forza, vuole a tutti i costi far sua questa partita. Bisogna assolutamente riordinare le idee, rimettere a posto le cose e andare forte. Ci vuole Marcello, è stato secondo me molto giudizioso questo time out in questo momento, perché bisogna secondo me riacquistare semplicemente un attimo di concentrazione e tranquillità, perché la partita è totalmente la nostra partita e in questo momento i ragazzi devono essere forti in combattere, perché un attimo di smarrimento in una partita ci sta, però in questo momento devono essere forti, perché ce la possono fare e ce la devono assolutamente fare, perché noi siamo più forti del Conversano. Quindi ci vuole molta grinta, molta determinazione. Purtroppo non ci sta aiutando il fatto della attacca che si è fatta male, perché una giocatrice come Rafica non la può regalare mai. Comunque in questo momento i ragazzi devono essere forti e devono darsi da fare, speriamo che ce la facciano, forza. Ed ora 13 primi, due gol sotto, due gol da recuperare per la Iomi. Coppola, Belotti, alto della Coppola, 9 metri, Avram, Ryukova, c'era un fallo. Allora bisogna difendere. Duran, lo priore, Duran. Duran, 9 metri. Conversano, Duran, ancora Duran, recupera palla, Duran e poi entra nella coppola, Rotondo, 2 minuti, bravissima entra la coppola a tenere botta su questo contropiede, Rotondo, 2 minuti, secondo. Superiorità numerica, ora 11 primi, 57 secondi, bisogna assolutamente sfruttare questa situazione di vantaggio. Belotti, Pavlik, Belotti, Avram,
sconta il pallone Milukova, non trova l'angolo, bisogna andare sul secondo palo, non certamente sul primo. Comunque partita ancora tutta da giocare, 11 primi, 22 secondi. Banani, Durán, 9 metri, Ganga, Belotti, Oliveri, Avram, per Pina Napoletano, Antonella Coppola, il nostro piede delle Salernità. Contropiede delle Salernitane, Coppola e Pina Napoletano che suonano la carica. Ganga per Oliveri, Lobrione, Ganga, e non c'è Durán, 9 metri. Barani per Ganga, Avram, grande palla, ante la coppola, vai Antonella, no! Vanifica un contropiede. Vanifica un contropiede ante la coppola, che sembrava già gol, ma comunque. 9 primi, 30 secondi, Cattino Palumbo, si gioca in una bolgia, l'attacco di Conversano, Durán che trova di forza il gol che riporta più 2 Conversano, Belotti, dall'altra parte, replica la media Belotti, sempre più 1 Conversano, che partita, che partita, bisogna assolutamente stringere i denti. Rotondo, e ora la Palumbo, il ruggito della Palumbo, Durán, Oliveri, Barani, il fallo di Antonella Coppola, 9 metri, la difesa salernitana, Durán, Rotondo, di forza Rotondo, di nuovo più 2 Conversano, non riesce a controbreccare Salerno, che però mi sembra essere ritornato assolutamente in partita. Alto della coppola, 9 metri, Milukova, Belotti, Avram, 9 metri ancora per Salerno, Avram, Belotti, ed ora, e qui dovrebbe interrompersi il passivo. Perde palla Salerno.
attenzione a questo attacco. A 6 primi e 54 secondi. Rotondo. Oliveri. Rotondo. Fa fatica Iomi a trattenere la forza di Laura Celeste Rotondo. Duran. La conclusione di Duran. Immarcabile. Velocchi. Abraham. E ora diventa difficile per Iomi. Ora diventa difficile per Iomi. Sotto di tre. Lutova. Non riesce Vinukova a sfondare da quella parte. 9 metri. Abraham. Pavlik. 7 metri. 7 metri. Velotti sulla linea di battuta contro Martina Giona. Un 7 metri importantissimo questo. Velotti contro Martina Giola, parte Velotti che trova il gol, che accorcia le distanze. Meno due però, meno due, meno due. Rotondo Barani, quello Duran, 5 primi 17, si decide al photo finish questa partita. 9 metri, 9 metri in favore di Conversano. Ganga. Vinukova frena Conversano e poi 9 metri già battuto Rotondo, ancora 9 metri e va, due pesi e due misure, qui c'è un passivo. Abraham. Pavlik, dai Oxy, il gol del 22-21, il gol della speranza Iomi, 4 primi, 32 secondi al termine, una bolgia ora, attacco di Rotondo, Ganga, Arani, Antonella Coppola, fallo, 9 metri. Quattro primi, 8 secondi, Barani, Duran, Rotondo, Ganga, sta tenendo forte difesa ora Salerno, 9 metri, Duran, ancora 9 metri, una tonnara sulla linea dei 9 metri. La conclusione, Duran. Fallo della Barani sulla Velotti, tre primi 30 secondi. Abraham. Pallone pesantissimo questo. La Iomi deve giocare al meglio. Fino a Napoletano. Per Vinukova. Velotti. Parte Velotti, gol! Di Velotti! Insomma, il gol della modalità a 3 minuti dalla conclusione. L'attacco di Conversano ora. Modalità 22-22. Si gioca in una bolgia. Ganga, Rotondo. La parata di Brewster, ma c'era il 2 minuti per Vinukova. Disastro. 7 metri e 2 minuti. Sul risultato di parità 22-22. Due primi 44 secondi, ancora un'infinità, ma c'è un 7 metri per il Conversano e soprattutto un'inferiorità numerica per la Iomi.
7 metri, Rotondo contro Iacovello. Martina, questa è tua. La conclusione di Rotondo che non dà scampo. Più uno con Versano. Pavlik, riempie Tachi, Avra, Tachi, Pavlik, con Tachi, la conclusione di Rafik e Tachi, ha aperto un'autostrada, Rafik e Tachi, e c'è 2 minuti per Ganga, che ha protestato. Non sappiamo cosa volesse Ganga. Parità 23 a 23, parità sotto tutti gli aspetti, anche in campo. Due primi 8 secondi. L'attacco di Conversano. Si fa sentire la Palumbo. Rotondo. Il gol della Oliveri, che trova un buco nel quale si infila e la difesa salernitana, più uno con Versano, si decide al photo finish anche questa partita. Belotti, Avram, Tachi, e ancora Tachi, che è rientrata in tempo utile per mettere dentro due gol pesantissimi. Due gol pesantissimi. Oliveri, un primo 19 secondi al termine. L'attacco di Conversano, Belotti. 9 metri. Rotondo ha una forza taurina. Ma Belotti questa volta l'ha tenuta bene. Soprattutto non commesso un fallo pesante da rigore. Del pericolo maggiore questo che la Iomi sta correndo in questi momenti della gara, avendo alzato il ritmo. Duran, ancora un 9 metri, Barani, Duran, Lopiore, non va, Abram, il tiro di Laura Avram per il vantaggio Salerno. Laura Avram, 40 secondi, Duran, Barani, chiama il time out la panchina del Conversano, chiama il time out la panchina di Conversano con la Iomi che ha messo la freccia. Ed ora è una bolcia autentica la Palumbo. Una bolcia autentica la Palumbo. Bisogna difendere bene e forte su questo attacco di Conversano. Con grande determinazione Conversano ora a 37 secondi. Bisogna difendere forte ora su questo attacco del Conversano. 9 metri. Ancora l'attacco di Conversano. Barani,
9 metri. Durante. Il tiro e il gol della Lopriore. Minutova. Fischio. Finisce la partita a parità. Il pareggio. C'erano 9 metri, c'erano 9 metri. Parità. 25-25 con Conversano che ha trovato il gol a pochi secondi dal termine. Ed ora chiaramente la lancetta si sposta dalla parte del Conversano, che può trovare fra 7 giorni il match point contro l'Ioni. Peccato, perché forse l'Ioni poteva fare qualcosa in più anche sull'ultimo attacco, ma Alperano e Scevola hanno deciso che era tutto regolare. Viukova aveva trovato il gol. Comunque, tra 7 giorni a Conversano la sfida decisiva. 25-25, la sfida decisiva sabato a Conversano. L'applauso dei protagonisti. E tra 7 giorni la Iomi dovrà cercare l'impresa in Puglia per non lasciarsi scappare il titolo tricolore. Grazie per la cortese attenzione. Ricordo il risultato finale alla Palumbo, 25-25 tra Iomi e Conversano. Tra 7 giorni a Conversano, la sfida più importante della stagione. A risentirci.